Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici, sempre qui con te. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Benvenuti qui con noi, siamo sempre al Modena Play 2021, mi ricordo anche l'anno questa volta, quindi è un bel passo avanti, fondamentalmente. Tanto non scontato, perché negli ultimi anni pandemici non se ne è fatta molto di fiere, no. Infatti poi siamo qui con un personaggio che molti di voi conosceranno, altri no, ma conosceranno sicuramente di cosa si occupa, perché il nostro Paolo si occupa di P-Work Wargames, o meglio, è P-Work Wargames. Uno dei soci. Esatto, salutiamo anche i soci, non so se vi dispiace, poteva andare, invece abbiamo Paolo come frontman in questo caso, mascherinato, ma comunque si riconosce in questo senso, e conosciamolo un po' innanzitutto, quindi intanto ti chiedo, tu come hobbista, come nasci? Allora, io sono, anche se non sembro, sono vecchietto, per cui sono del 76, per cui sono nato in un periodo in cui nella mia, diciamo, gioventù ha iniziato ad affacciarsi Dungeons and Dragons, la Game Workshop, Magic, sì. Dove ancora quando si leggevano i fumetti, esatto. E ci dicevano che eravamo sfigati, adesso ti dicevano veramente la Marvel, noi ci eravamo. Esattamente, noi ci eravamo e quindi fondamentalmente, diciamo, mi sono un po' proprio vissuto dai libri game, a tutte queste cose qui, perché diciamo che tutto questo aspetto ludico, gioco di ruolo, eccetera, così, mi è sempre molto piaciuto. Ho iniziato a giocare ai Wargame. Ma cos'è cominciato? Allora, ho iniziato con Warhammer, terza edizione. E trovato tra l'altro in un magazzino, per cui c'è una cosa quasi casuale, ok? Il caso non esiste, dice qualcuno. Esatto. E quella scatola che ti chiamava. Esattamente. Questa, e quindi avevo già avuto, sapevo già cos'era, però ho iniziato così. E la cosa, diciamo, che io sono uno a cui piace fare le cose manuali, sono comunque un grafico anche, per cui diciamo sono creativo, ok? E quindi fondamentalmente ho iniziato a modificarmi le cose, farmi le varie cose. Tra queste cose c'era appunto il concetto di farsi tavoli, e il problema principale che c'era era un discorso di praticità, nel senso ingombro, dimensioni, peso, tutte queste cose qui. Proprio il tavolo fisico, il piano per giocare. Sì, il piano per giocare, perché per esempio, il tavolo da cucina non bastava più? No, quello purtroppo, neanche il pavimento, perché a quel punto lì inizia a diventare anche più grande, perché diciamo, più giocare, perché quello è un gioco per terra, per macchinine non è un gioco. No, che era già il tavolo. Esatto. E quindi è nata un po' l'idea all'inizio, in maniera quasi privata, di fare dei tavoli di carta, che era la cosa più pratica, e per cui tipo ricordo, cartone, sì, ma proprio anche, cioè, che era piatto, che tu stampavi concettualmente una specie di origine, nel senso che con la stampante ti stampavi proprio gli A4, li ritagliavi, li incollavi, alla fine ti veniva la cosa, una infame, però diciamo che la resa non era così infame, e quindi diciamo, valeva la pena, sì, è nato un po' così privatamente per gioco, poi la cosa è iniziata a evolversi, non mi piace, dove l'hai preso, come sì, l'hai fatto, adesso te la faccio breve, però diciamo che da lì abbiamo iniziato a ragionare un attimo appunto su produrre dei tavoli in maniera un pochino più seria, quindi stampandoli su PVC. E da lì che anno era il da lì? Sai che io adesso più World War Games quante candeline spegne? Allora, noi adesso siamo operativi, diciamo, più o meno da 4 anni, ok? Come struttura seria. Siete giovani. Noi siamo giovani, siamo giovani, non siamo più proprio una startup, però diciamo che comunque, adesso ripeto, io con le date faccio sempre schifo, perché avrò gente che mi guarda e mi dice, ma sono 3 anni, ma sono 5. Guarda, se poi vuoi recuperarti qualche dei nostri video, c'è il blooper dove sbaglio tutto in fila. Però diciamo che indicativamente più o meno abbiamo, diciamo, circa 4 anni di realtà seria e strutturata, quindi proprio azienda. Come adesso abbiamo partecipato a tante fiere internazionali finché si poteva, e questa è la prima, adesso siamo qui al Play, per cui è la prima fondamentalmente che stiamo facendo, siamo molto contenti perché ci mancava questo aspetto umano, e devo dire che abbiamo avuto un ottimo riscontro soprattutto all'estero, nel senso che all'estero giocano tanto, per cui noi adesso abbiamo iniziato appunto lavorando su Game Mat, che sono questi tappeti. Anche perché chi è ancora, in pochi di voi che non conoscessero P-Work Wargames, e quindi invito ad andare a vedere, invece adesso in sovraimpressione metteremo ovviamente il link, eccetera, andate ovviamente a vedere, ovviamente lo si occupano di tappetini da gioco, ma non solo. Sì.
Non solo, nel senso che noi facciamo anche gli elementi scenici da mettere sopra, diciamo, questi tappeti. Potremmo definirli easy to build, tra l'altro, pronti per giocare, e poi se vuoi, ho visto che avete anche i dipinti voi, sì, probabilmente. Sì, sì, esatto, che è un materiale, diciamo, MDF, che è un materiale praticamente polvere di legno e un collante chimico, per cui non assorbe come il legno, sono molto pratici, molto comodi, facili da montare, hanno istruzioni incluse. Resistenti, leggeri. Resistenti, cioè sono fatti per i giocatori, per cui non è una cosa da modellismo che perdi 6 ore a montare. Che se però visto che si possono abbellire, sì, non male. Sì, 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 il risultato finale è molto buono, però... E poi facciamo anche le cose per il gioco di ruolo, noi tutti, no, noi soci siamo anche giocatori di ruolo. Invece ci siamo, ci siamo. E la cosa bella è che nasce da degli appassionati, sì, che hanno l'esigenza di, sì, giocare in un certo modo e quindi creano, diciamo che cosa per esempio? Allora, sì, allora abbiamo creato per esempio, a parte vabbè, dei tappeti che simulano l'effetto legno per il tavolo della locanda, perché anche lì molte persone giocare di ruolo vuol dire avere una bella ambientazione, molti di noi non ce l'hanno, questa bella ambientazione non hanno modo di averla. La cucina pavimento. Cioè. Quindi, per esempio, abbiamo fatto dei matte all-in, per esempio, che è fatto con l'effetto legno, per cui sembra un legno scuro tipo locanda. Poi abbiamo il Combat Book, che è un libro di mappe riscrivibili. Molto bello, nel senso che, molto bello, che è grosso, che è molto comodo per gli incontri casuali, tutto italiano, per cui devo dire che è un bel prodotto, stando bene ultimamente. Voi siete italiani, producete in Italia, quindi siamo italiani, siamo italiani, la progettazione che tanto potremmo dire è un vantaggio da molti di voi che comprano dalle terre d'Albione, perché adesso ci sono ovviamente tutte le tasse di importazione, invece qui adesso questa cosa è un po' complicata, però diciamo che esatto, noi siamo qui, siamo italiani, siamo di Milano, come per cui appunto facciamo il Combat Book, poi abbiamo i Battle, che sono queste mappe sempre casellate, riscrivibili, e poi abbiamo lanciato i Fantasy Tiles adesso, che sono praticamente dei set modulari, in, sempre in MDF, che hanno dentro tutta una serie di, potremmo dire che sono in 2D e mezzo, mm-hmm, nel senso che sono delle specie di token espansi, ah, per cui fondamentalmente, per cui hai le seggioline, i tavolini, però hai anche, non so, i muri che non sono dei veri e propri muri, perché anche lì è un problema di spazi, nel, certo, senso che esistono dei dungeon bellissimi, che però ti richiedono poi una valigia, per esempio. Sono tenuti a casa, non li muovi più, fondamentalmente, e rispondere di tanto. Invece, cioè, questo qui è molto comodo, perché tu ce lo butti veramente nello zaino, nel sacchettone, poi... Sì, sì, sì. Una cosa, per esempio, che io, masterizzando, detesto molto, è quello di avere la mappa dell'avventura che è già completa sul tavolo. Poi si aspettano cosa fare, perché, dove andare. Esatto, perché invece lì tu puoi montarli man mano, per cui hai il vantaggio. Paura. Di... Esattamente. Da master di paura. Il sadismo, da master di paura. Per cui facciamo questa cosa qua. Però diciamo che il nostro appunto core business attualmente sono i game mat, che sono questi tappeti che noi facciamo appunto in neoprene, che sono con la gomma sotto, sopra ci sono tante ambientazioni. Si anticipano, rimangono belli, sì, fermi, poi sono anche bellissimi al tatto, in realtà. Io starei, sì, tipo, non so, tipo le voglia scoppiare, però al tatto, tipo antistress. Sì, e sui suoi, ieri un po' rovinati, poi normalmente c'è un dietro la camera, stanno lì a pimpinarli. Sì, devo dire che una cosa che a me dà molta soddisfazione è vedere come ti cambia dei belli elementi scenici, qualunque marca siano, con sotto un mat, perché ti dà quello spessore, che quell'ambientazione che ti crea tutta un'atmosfera di gioco che è diversa. Per cui è una cosa che io, siccome ho visto nella mia vita tanta gente giocare sul tavolo di legno, giocare sulla tovaglia verde, sulla tovaglia a quadretti rossa e bianca, arrangiato, insomma. Esatto. E devo dire che... Ma so che avete anche dei progetti in ballo, però, che sto portando avanti. Sì, sì, nel senso che noi siamo abbastanza vulcanici dal punto di vista delle idee. Il problema nostro è il tempo, nel senso che abbiamo sempre questa... Guarda dietro la camera con la faccia stretta, diciamo che il nostro peggior nemico è proprio il tempo, nel senso che purtroppo io, per esempio, avrei bisogno di giornate di 36 ore, mia moglie è sempre molto contenta, queste mie genialate. Però vabbè, detto questo... E i giocatori un po' di più, dai, certo, almeno di soddisfazione. Detto questo, diciamo che abbiamo tanti progetti in ballo, nel senso che abbiamo tante cose nuove da un punto di vista di game mat, nel senso che stiamo lavorando a dei nuovi artwork, stiamo lavorando a dei restyling di alcuni che abbiamo già, nuovi formati che usciranno tra poco, abbiamo in cantiere tante novità per il gioco di ruolo e in aggiunta a tutto questo, che riguarda diciamo principalmente più work, quindi i nostri prodotti normali, in questo momento stiamo collaborando con Novegro, a Milano. La fiera di Novegro. La fiera di Novegro. Stiamo collaborando insieme anche a Lorenzo Sartori di Ladie Piombo per dare diciamo una bella spinta e rilanciare completamente la fiera che si tiene. Questa è la decima edizione, anche se è una fiera piccolina, perché magari non tanta gente lo sa.
però essendo finora solo di Wargame, era la più grossa d'Italia di Wargame, per cui comunque aveva diciamo la sua nomea. Intanto mi dicevi, se vi posso dirlo, se il padiglione non è più quello sfortunato, ma se il padiglione è nuovo. Sì, c'è il padiglione nuovo, che è un padiglione veramente bello, proprio nuovo, scintillante, contato di mochettina, per cui... Non è matte, è solo pochettino. Esatto, no, molto, molto bello. Con, quest'anno diciamo sarà un po' un rilancio ibrido, perché ovviamente con tutte le problematiche Covid ci si muoverà tutti molto attentamente, punta di piedi, eccetera. Per cui adesso, per esempio, sta venendo chiesto di prenotare gli spazi, ma tutti i pagamenti verranno mandati più avanti, perché ovviamente bisogna essere certi che sia fatta. Sì. Però diciamo che la cosa importante da dire è che mentre la fiera finora era puramente diciamo sullo storico, comunque sul wargame tridimensionale classico, adesso c'è un bel cambio, per cui ci saranno tanti club italiani legati al mondo del wargame, per cui non so, dall'Italia, da altre realtà varie che... Ma ben poi con i vostri scelti, sì, diciamo, ci vogliono lanciare. Sì, abbiamo Darkburg, che ci sta fagiolo. però diciamo che ci sono tante realtà italiane, per cui anche proprio club, associazioni così che parteciperanno, ma parteciperanno anche tanti negozianti, rivenditori, distributori, eccetera, stiamo cercando di farlo un po' crescere. E la novità grossa è che oltre a raddoppiare praticamente lo spazio, per cui siamo su 2.500 quadri, con padiglione nuovo, eccetera, eccetera, in più si aprirà il gioco di ruolo, per cui... Che non è una novità da poco, no, assolutamente, per cui diciamo che anche diciamo gli espositori sono appunto, inizieranno a portare, perché alcuni espositori già avevano magari materiale di gioco di ruolo, ma non lo portavano. Noi invece stiamo cercando di spingere proprio su questa cosa, per creare una fiera, perché Milano è una città dove si gioca tanto, è grossa, con 1.300.000, se non sbaglio, più di abitanti. E diventeranno tutti giocatori. Speriamo. Ci proviamo. Ci proviamo, per cui diciamo che stiamo lavorando appunto con l'ente fiera per cercare di creare una realtà che sia una realtà nuova, interessante, che possa crescere e che possa essere una nuova fiera per tutti. Nel senso che noi verremo a trovarli, quindi siamo molto felici di questo, assolutamente. Stiamo facendo un bel lavoro con tutti quanti, c'è bello spirito anche di partecipazione del partnership che stiamo avendo, per cui devo dire che ci stanno mettendo un po' tutti il cuore, per cui questa cosa fa piacere. Assolutamente sì, poi so che chi già vi conosce vi apprezza veramente, ma per chi non vi conosce, oltre qui in fiera a Modena in questi giorni, e oltre ovviamente poi a Novegro prossimamente, dove vi trova? Oltre che sul vostro sito, che è www.pworkwargame.com. Poi, pagina Facebook? Sì, pagina Facebook, Instagram, potete taggarci con hashtag con un bel P-Work Wargames, che è lungo, P-Work, e noi ripostiamo le cose, per cui sui social ci siamo, diciamo. E l'altra cosa importante, YouTube lo stiamo potenziando, ma ancora siamo un po' scarsini, però va bene così. E diciamo che l'altra cosa importante è che noi spediamo in tutto il mondo, e in Italia, ricordo a tutti che spesso ce lo chiedono, sopra i 150 euro d'acquisto i costi di spedizione sono gratuiti. Lo segnalo, perché visto che noi siamo italiani... Tanto con 150 euro se ne compra di roba. Sì, assolutamente. Per cui, nel senso, diciamo che quelle ingenti, anziché costare tanto, sono gratuite. Fantastico. Fa sempre piacere. Basta. Questo... Grazie Paolo, e ragazzi, vi aspettiamo più World War Games. A presto. Ciao. Ciao. Galattici amici, ma soprattutto galattiche amiche. Siamo modellisti galattici.